Garantito l'accesso alla spiaggia libera di Sassonia, è stata inaugurata la nuova passerella speciale per semplificare le entrate in acqua delle persone con disabilità motoria. Assessore, che lavori sono stati eseguiti? È stata fatta una riqualificazione della spiaggia, della passerella già esistente dallo scorso anno che aveva realizzato l'assessore Tonelli. Abbiamo riqualificato quelle che sono le parti ammalorate del calcestruzzo e quindi livellata la densità, ma anche resa uniforme. È stata stesa quindi poi la passerella mobile donata dalle associazioni e anche dai Panthers. Si conclude così quello che è un lavoro importante di un progetto che è il mare per tutti. La nuova pavimentazione, ha precisato l'assessore, è stata realizzata in collaborazione con l'Istituto Olivetti del Polo 3. Le cose fatte insieme, ha detto, sono sempre le più belle. Ringrazio per questa bellissima occasione che mi è stata data dal mio istituto e non solo. E, infatti, come si può notare, ho creato questi loghi per personalizzare quest'area. L'azione messa in campo dal comune, ha commentato invece Francesca Busca, presidente dell'associazione Genitori e Figli per l'Inclusione, è la riconoscenza di un'alta espressione civica. L'idea, ricordato, era nata a seguito della richiesta avanzata dal signor Ranaldi. Quali associazioni appunto di tutela per i disabili, quindi la GFI, la PM e i Panthers, che si sono dimostrati attenti a questo tipo di bisogno, siamo riusciti ad acquistare questa passerella mobile che è stata stesa, e questo è l'inizio, diciamo, di un percorso che sicuramente apporrà delle migliorie, ma che contestualmente che oggi ha permesso appunto di accedere alla spiaggia libera in modo facilitato.